Signore e signori, bentornati a un appuntamento con Pillole di Storia. Qui siamo nel Museo Contadino, allestito a Serrara Fontana. Guardate quante bellezze, sembra di ritornare nella prima parte del Novecento oppure inizi seconda parte. E qui troviamo la Cardalana, quindi si lavorava con questo attrezzo che ha 200 anni, un attrezzo di famiglia per dipanare le matasse che poi si mettevano all'aria e quindi poi dopo si componevano i materassi. Questo l'ho già trattato in diversi articoli e questo mi ha riportato alla memoria mia nonna, perché con lei d'estate era un'operazione doverosa quella di lavorare alla lana e quindi rendere più morbidi i cuscini. Da quest'altra parte invece, oltre, guardate che bellissima, bellissimo attrezzo che serviva, io ce l'ho ancora, a buttare lo zolfo, questo in polvere. Oggi spesso le troviamo, ecco, le troviamo in forma liquida, ma col mandice si buttavano in forma in forma minerale, quindi in polvere. Poi da questa parte c'è un'altra signora che fa il bucato come si faceva un tempo, ecco, i panne spase, quindi i panni stesi. Spesso si utilizzava questo, adesso è un piccolo contenitore, ma c'era nel Novecento un gouffre nature, cioè un grande recipiente con il quale si faceva la lascivia, quindi questo sapone molto profumato che si otteneva dalla cenere, e il bucato restava profumato per tantissimo tempo. E poi ultimo vediamo la signora Bigina, che è una cultrice del Novecento e delle tradizioni, ci mostra le nasse e i prodotti che crea artigianalmente. Sembra di ricordare anche qui la nonna, con l'operazione consisteva nell'essiccare i fichi e poi portarli nel periodo natalizio. Tutti questi sono cesti che ancora oggi si ritrovano e che occorrerebbe costruire, in particolare bisognerebbe insegnare, ecco, infatti lo vediamo da questo punto, bisognerebbe nuovamente insegnare e imparare noi a costruire questo spaccato di Novecento. Di nuovo un saluto e grazie.